Ciao ragazze e ragazzi, allora video prodotti, come sempre giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che vi nomino e dei prodotti finiti ci sarà una nuvolina che vi collegherà direttamente alla parte del video precedente, uno dei video precedenti dove faccio la recensione del prodotto finito. Riaiuto finito della Leocrema effetto seta, un fluido idratante 24 ore alla vitamina E, proteine della seta e latte di mandorle. Per pelli normali. Poi della Stenom ho finito il Cool Epid, un balsamo per i piedi, l'adoro, come io solito l'ho massacrato. E poi ho finito della Chapstick, un Sunblock 15, un burro di cacao. L'ho anche scavacchiato all'interno. E poi ho finito della Lepo un mascara. Mi si è anche rotto, non so se si nota. Una volta per chiuderlo benissimo ha fatto... si è spaccata la confezione. Poi la mia mamma mi ha regalato questa deliziosa, direi, borsetta, questa dimensione qua, marrone, con queste borchette in, o tipo ottone, qualcosa del genere, fibbiette, una parte scamosciata e qui un pochettino, non so, lavorata in questo modo, ha due tasche laterali un po' inutili. Sulla cerniera è fatta in questo modo, la manica è fatta in questo modo, dietro c'è una cerniera con una tasca esterna abbastanza capiente, anche la borsa in sé per sé è abbastanza capiente, ha la tasca interna con la cerniera e due tasche senza, fatta abbastanza bene, la marca è la Harpa, non lo so, è quella misura di mezzo tra una borsa grande e comoda e una piccina che può andare anche di sera. Mi piacciono un sacco queste misure intermedie. Poi della Labrosan un burro cacao ai gusti di frutti rossi, dolce frutta, rivitalizza e nutre con delicatezza. Poi una crema viso della L'Extreme antietà Botulift barriera antirughe. Ora non la apro perché sto finendo ancora un'altra. Poi dal Di Meglio ho trovato questa linea di pennelli accessori professionali per il trucco, sono made in Cina credo. Sì, un pennello da labbra a 2,75 euro. È un pennello a setole sintetiche con carino col manico rosa. Il pennello è fatto a punta e poi l'ho preso anche perché il contenitore con la bustina è di quelle riutilizzabili, possono sempre servire. Poi sono passata dal negozio dove ormai mi fornisco per i miei acquisti capilliferi, cioè G-Cube, e visto che avevo uno sconto del 30%, perché l'ultima volta ho acquistato durante le feste natalizie e quindi avevo uno sconto, ho comprato della linea Rolling Coals, quindi la linea per i capelli ricci, ma vabbè, sorvoliamo. Un olio non olio definizione ricci, è un prodotto che si usa al posto della schiuma e aiuta a far rendere il ricci un pochino più definito e per quanto mi ha detto la commessa è utilizzabile anche tipo il giorno dopo per riattivare se durante la notte il riccio se n'è un pochino sceso, una goccina di prodotto con un po' di acqua, comunque inumidire il capello e rivitalizzare i capelli per una botta di vita extra. Questo, oddio,
saranno 8,90 euro se non erro. Eccolo qua lo scontrino. Allora, sì, 8,90 euro e l'ho pagato 6,23 euro con lo sconto. Poi ho comprato il pettine in legno di faggio, stava 9,90 euro, l'ho pagato 6,93 euro. Vabbè, ovviamente questi pettini non vanno utilizzati con sotto all'acqua eccetera, però per quello c'è un pettine a parte di plastica, così molto tranquillo. Poi ho avuto un paio di campioncini, uno shampoo e un balsamo enfatizzante Ricci, poi cos'è questo? No, c'ho anche altre cose in questa busta. Io poi raccolgo e butto nella busta a disposizione. Una maschera e un balsamo e uno shampoo allisciante. Lisciante. E poi dove sta? Mi ha dato tre campioncini diversi. Eccolo qua. Maschera effetto luce e balsamo effetto luce. Ok, comunque con questi prodotti mi sto trovando abbastanza bene. Tra un po' inizierò a fare delle recensioni perché mi sto trovando veramente bene. Poi sono passata da Sephora, ero arrivata in anticipo all'appuntamento con mio fidanzato e ho detto vieni a prendere, a farmi un giro da Sephora invece di aspettarti al freddo al gelo, e ci vediamo lì. Abbiamo avuto un quarto d'ora di tempo. Ho trovato dei piani di come si chiama? Benefit, carinissimo, tutto colorato, lo styling, no, come si chiama? Sì, lo styling mi piace un sacco. Ci sono un sacco di novità. C'è la cipria, come si chiamano? Cipria in polvere di per il viso. Sono questi? Ah no, scusate. Le novità sono dei gloss che riprendono i nomi dei loro blush famosi. Sono così in tubetto e riprendono i nomi dei blush, cioè lo stesso colore, così uno può fare tono su tono e gli è facile organizzarsi la faccia. Vabbè, ovviamente pubblicizzano il loro best seller, il The Real. Una cosa che mi piacerebbe provare sono questi cofanetti che hanno un po' di tutto dentro, dall'illuminante, la base, l'antiocchiaia, il fondotinta, la cipria, per vedere un po' che comunque sono in confezioni piccoli, e uno se gli piace un singolo prodotto magari si va a prendere quello in full size, però secondo me sono carine. Poi è uscito un nuovo profumo che si chiama, come ti chiami? C&B Sin Sasha, floreale, osè e accattivante. C'è la prova annusina. Floreale è molto floreale. Osè non mi sembra troppo osè. No. Poi i pubblicitari si divertono tanto a cercare queste parole, queste slogan un pochino particolari. Comunque ho avuto un'esperienza terrificante da Sephora oggi. Sono entrata, l'ho detto perché avevo del tempo, e stavo con l'auricolare, una sola, l'altra l'avevo staccata, e mi ascoltavo la mia musica. Appena entro, si avvicina alla prima commessa, erano tre all'interno, e mi chiede, hai bisogno di una mano? Io gentilmente rispondo, no grazie, do solo un'occhiata. Ok, passo dal primo stand al secondo, si presenta la seconda commessa. Ciao, buongiorno, hai bisogno di una mano? Io rispondo gentilmente, no grazie, sto dando solo un'occhiata. Ah ok, mi porto dagli stand che sono sulla parete a quello centrale che
era Dior la collezione nuova, qualcosa del genere, che se non sbaglio era a fianco a Bare Minerals, perché sto adocchiando anche alcuni prodotti di Bare Minerals. Comunque stavo da Dior, wow, che cosa carina. Si presenta la terza e ultima commessa. Ciao, buongiorno, hai bisogno di una mano? Io gentilmente, no grazie, sono entrata solo per dare un'occhiata. Ah, va bene, tutto questo in 5 minuti, ti capi? In 5 minuti. Comunque, continuavo a passeggiare con la mia musica, quindi ero abbastanza distratta e davo un'occhiata tra i vari stand, i vari colori, ho pucciato un po' di cose, ho provato sulla mano la BB cream di Dior, io non ne capisco di BB cream, ma per sfizio. A un certo punto mi sento osservata come se ci fosse un corvo sulla spalla. Non mi voglio girare per essere educate, per non essere maleducate. A un certo punto però ho fatto vabbè sfizio, ma mi fermo, magari mi giro lentamente facendo finta di guardare le cose e vedere se ci sta qualcuno alle mie spalle. Mi fermo di botto, questa mi viene a sbattere nella schiena, cioè mi stava pedinando a un centimetro da me. Una cosa odiosa, lei si è scusata dicendo che stava prendendo un prodotto di non so che cacchio e che non se n'era accorta che mi ero fermata anche io a guardare le cose. Io odio le commesse di Sephora, almeno quelle a Salerno sono di una maleducazione aberrante. Non puoi pedinare il cliente che... Allora, scusate il cambio di luci che mi sta accecando, di rossetto, di atmosfera, ma era pronto a pranzo, poi c'era la mia nonna qui che dormiva, quindi non potevo continuare a filmare il video. Tre, mi sono addormentata sulla poltrona mentre vedevo Matrix, la terza parte della trilogia, una noia mortale. Il primo è carino, gli altri no. Poi ho sceso il cane, quindi ho sceso a Maggie, nel frattempo si sono fatte le 5 e un quarto. Concludiamo questo video. Dove ero rimasta? Ah sì, all'antipatia e la brutta esperienza che ho avuto da Sephora. Quindi, selezionatori delle commesse di Sephora, spero sull'Italia, fate fare alle vostre commesse un corso di bon ton, di come ci si comporta nella vita sociale, perché non è possibile che una cliente viene pedinata all'interno del vostro negozio e se si ferma all'improvviso qualcuno le sbatta contro le spalle soltanto perché ce l'ha mo' di corvo sulla schiena. Ok, detto questo, ultimo prodotto che vi mostro è questa crema della cera di cupra, ricette di bellezza, pelle sensibile, crema viso protettiva, effetto dermorequilibrante. Allora, vediamo cosa ci dice. Allora. I migliori ingredienti di sapienza e seduzione cosmetica si tramandano da generazioni con tutto l'amore per la tradizione e con la naturalezza di un gesto affettuoso tra una madre e una figlia. Che cosa carina! Una ricetta unica, frutto di un'esperienza vera e concreta. Un regalo che un regalo di cera di cupra a tutte le donne naturalmente belle. Cera di cupra, pelli sensibili, è un'innovativa soluzione per chi ha problemi di sensibilizzazione della cute. La vulnerabilità delle pelli sensibili determina forte reazione dell'epidermide che causa di rossore, secchezza cutanea e prurito. Si vede che mi sono addormentata, non riesco a vedere bene. Poi, risponde efficacemente a questo problema grazie alla presenza di lipidi sebosensibili, sostanze ristrutturanti e fattori idratanti, garantisce un effetto dermoriequilibratore. Dopo solo 4 settimane di utilizzo si ha un effetto protettivo e riparatore della barriera cutanea, una pelle del viso più compatta, levigata, distesa, una diminuzione della scabrosità cutanea e una maggiore idratazione per una pelle che ritrova il proprio equilibrio e benessere naturale.
Allora, questa crema non la sto utilizzando da 4 settimane, ma quasi, un 3 forse, non lo so. Comunque la confezione è questa, si presenta in questa confezione un po' retro da 50 ml. La crema è, comunque la confezione la adoro, molto, molto igienica. La crema è di questo colore biancastro, non so come mettere questa luce. Time out. Vediamo se così rompe le scatole. No. Ok, la crema si presenta in questa consistenza biancastra molto densa, guardate, che all'inizio ha un attimo di difficoltà ad essere massaggiata, ma poi con il calore della pelle e con il massaggio diventa sempre più facile finché si assorbe nel giro di pochissimo e rilascia questo odore di crema, crema della nonna, crema delicata. Vabbè, è buonissimo come odore. Allora, io non ho la pelle molto sensibile, questa confezione è stata comprata da mia madre e mia sorella, lei ha la pelle sensibile in famiglia, solo che ne aveva ancora un'altra e quindi a me era finita e me la sono presa io. Quello che ho notato di questa crema è che lascia la pelle veramente idratata. Io non ho zone secche, anzi ho una pelle mista, quindi al centro del fronte, il naso e il mento ho un eccesso di sebo e sulle guance è normale. Durante l'inverno ovviamente mi si secca un po' il naso, anche ora ho raffreddore, però non ho quelle antiestetiche pellicine che capitano durante i raffreddori, quindi la considero un'ottima crema. Dopo poco si assorbe, quindi ci si può truccare velocemente, subito dopo, senza avere il problema di ritrovarsi con un bastone in faccia. Io ho difficoltà a stenderla leggermente all'inizio, specialmente sulla fronte, per fare i miei massaggi a tirare in su o anche qua. Però veramente mi trovo abbastanza bene, non ho un eccesso di sebo che vuole fuoriuscire, anche se la crema è bella compatta. Di solito preferisco quelle un po' più fluide, perché quelle troppo compatte mi causano la fuoriuscita di sebo, quindi mi lucido tantissimo. Con questa non mi succede, anche se è compatta. Una cosa che mi è capitata di recente, ho incontrato un'amica che non ci vedevamo da prima di Natale, o comunque verso il 24-25, e mi ha detto che ha trovato la mia pelle molto compatta, fresca e luminosa. Visto che la mia skin routine si compone di poche cose, cioè io mi lavo il viso la mattina e la sera con acqua e sapone neutro, poi utilizzo la crema e un contorno occhi, e quando sono truccata la sera mi strucco e passa, non rimetto neanche la crema la sera, la metto soltanto se per esempio ho fatto una doccia e lo shampoo e quindi ho bagnato il viso. Se invece mi strucco e me vado direttamente a dormire, la crema non la metto, la rimetto il giorno dopo. Quindi credo che sia la crema che abbia restituito questa lucentezza e diciamo che mi è sparito, c'aveva un po' di grigiore sulle guance, mi trova fresca, quindi credo che sia la recensione migliore. Se un'altra persona vede che anche se hai cambiato un solo pezzo della tua routine, vede il tuo viso, comunque quello che si sta migliorando, lo vede effettivamente migliorato. Quindi mi è piaciuta. Ne avevo provato anche un'altra per pelli, forse per pelli grasse, ma non ne sono sicura. Se trovo la recensione ve la metto da qualche parte. Il video dove ho recensito l'altra crema della cera di Cupre, con quella sì, mi sono trovata bene, però senza infamia e senza lode, se non erro, non ne sono sicura. Devo controllarmi anche la recensione. Servono queste recensioni. Ok, video finito. Vi auguro un buon fine settimana, anche se è già sabato, il tempo che ricarico, mi sa che vi auguro un buon inizio settimana. Vi mando un bacione fortissimo, un abbraccio. E in gamba, ciao ragazze e ciao ragazzi.